Buonasera a tutti, bentrovati a Primus Inter Pares. Se avete già visto il primo dei primi, una puntata diversa dal solito, perché ovviamente è giusto riconoscere al Padova quello che ha fatto quest'anno, che ha fatto qualcosa di straordinario. Il primo anno di Bonetto e la famiglia Bonetto ai vertici della società, e il primo anno subito il Padova è stato promosso in B. Quindi bravi a tutti e grazie di essere venuti questa sera. Grazie Presidente, perché sono venuti tutti a completo, dai giocatori allo staff, a tutti quelli che partecipano al lavoro di questa grande società che è il Calcio Padova. Quindi l'applauso è mio da parte vostra. Allora, saluto già, poi andiamo al Presidente Roberto Bonetto. Grazie Presidente, rifacciamo l'applauso a Roberto Bonetto. Ai soci Moreno Beccaro, Giampaolo Salot e Filippo Pancolini, un applauso anche a loro. Alla mia destra Fulvio Simonini, responsabile del settore giovanile. Poi, poi abbiamo il mister Pierpaolo Bisoli. Buonasera mister. L'allenatore in seconda Simone Groppi, Simone, e il direttore generale Giorgio Zamuner, grazie. Tutta la squadra con il capitano Pulcetti e il vice Trevisano, chi volete, tutti e due capitani, quindi l'applauso a tutta la squadra. Abbiamo tutto lo staff, da Massimo Candotti a tutto lo staff, al team manager, poi andiamo a conoscere tutti quanti, anche a chi collabora con la società. Poi abbiamo i colleghi Stefano Edel, vediamo se arriva l'applauso. Vediamo. Dall'altra parte Andrea Miola del Gazzettino, Stefano del Mattino, Andrea Miola del Gazzettino. E in mezzo abbiamo, lui ha detto cosa sono venuto a fare, ma è importante perché è l'assessore allo sport di Padova, Diego Bonavina. Poi i miei collaboratori, eccoli lì, allora abbiamo Denis Maran, buonasera. Poi abbiamo Francesco Cocchiglia e Elisabetta Corazza, l'applauso anche a loro tre. Va bene. Fatto le dovute presentazioni, ma non l'avevo mai visto così nella scheda Presidente, proprio una liberazione, è stata una liberazione. È una liberazione proprio, dai, diciamo che a maggio, quando abbiamo preso un certo tipo di decisioni assieme a Moreno, mio figlio, era un impegno veramente. Mi scusi, non è venuto Edoardo perché sì, la febbre sta poco bene, e lo salutiamo, esatto, quindi facciamo una punta guarigione. Edoardo sta poco bene, appunto ha una forte tosse, per cui lo salutiamo molto scusa. Volentieri. Un applauso a Edoardo. Esatto, Edoardo, certo. Diciamo che è stato un passo molto, molto, molto importante, ponderato, ma alla fine ci siamo guardati negli occhi tutti e tre, io, Moreno, Edo, abbiamo detto dai, vediamo se riusciamo a portare a termine questo ma sogno. All'inizio, dai, vediamo se finiamo il sogno, era già, quando vi siete parlati assieme, il Presidente con Edoardo e con Moreno, era, vogliamo andare in Serie B, il progetto iniziale del campionato? Era quello, sì, no, sì. Perché non l'avevate detto? Beh, facciamo bene. Diciamo che qua Candotti ci ha istruito un attimino. È stato Candotti. Ecco, il buon Candotti ha detto parlate un po' meno quest'anno. E così abbiamo fatto. No, ha detto che sta una battuta. Comunque effettivamente abbiamo cercato, poi come parlando con i soci, Pancolini e Salot, fermo rimanendo anche Bergamin per la sua quota, ma diciamo c'è stato un certo tipo di percorso. Bene. La responsabilità era notevole, no? Avevamo un po' tutti i fucili puntati addosso per un insieme di cose che non stiamo qua a sottolineare. E quindi essere arrivati a vincere un campionato è stata per me veramente una liberazione notevole. Il raggiungimento di un sogno, ragazzi, perché io sono un emotivo, io soffro, accumulo, metto dentro, avrei voluto sfogarmi, ne ho di robe che vorrei dire, forse alla fine con l'aiuto di Massimo Candotti scriveremo un libro tra un anno e mezzo, e quindi però... Di quest'anno? Di quest'anno o di tutti questi 4 anni? Di tutti questi 4 anni, diciamo, così cercheremo di dare una versione esatta a tutte le varie situazioni. Di come sono svolte le cose. Giusto, perché tutti sanno qualcosa, ma nessuno sa niente. Allora, Roberto Bonetto, noi ci siamo sentiti spesso al telefono, abbiamo avuto anche delle discussioni abbastanza vivaci, però bisogna riconoscere il merito, e l'abbiamo sempre detto, di questa società, l'ho detto prima di entrare in questo studio. Noi abbiamo avuto a Padova un presidente che era ricchissimo.
era ricchissimo, per 6 anni noi non siamo mai andati ai playoff tranne l'ultimo anno. Roberto Bonetto prende in mano la società e il primo anno la porta in Serie B. E questo è indiscutibile, riconoscere i meriti di chi ha fatto questo gioiellino, questo capolavoro, dunque sicuramente bravo, questo bisogna riconoscere. Ti ringrazio, comunque il calcio, come dice sempre anche Edoardo, che è uno che di calcio ne capisce parecchio, è semplice, basta diciamo stare un po' ognuno al proprio posto, prima capirne qualcosa, stare ognuno al suo posto, trovare delle persone oneste e delle persone che sappiano fare il proprio lavoro. Io mi pare in conferenza stampa dissi a suo tempo che non volevo scommesse quest'anno, siamo andati alla ricerca di un mister che facesse un certo tipo di livello, che fosse... Domani vi si vede con il mister, vero? Eh? Perché oggi avete rinnovato fino al 2020 con Giorgio Zambrone, per quello lo vedo bello contento. Giorgio, tu non vedevi l'ora di arrivare in quella direzione. Volevo sapere, dato che ha parlato del mister, che è lì serio, che mi guarda già, domani vi dovete incontrare, giusto? Ci incontriamo parecchie volte. Chiedo, vi faccio sorriso, mister. No. Lo dice il presidente. Sì. Domani ci incontriamo, quando ho terminato l'allenamento al mister ci troviamo, io, Giorgio, il mister. Secondo lei, presidente, ti do del lei adesso, ci sono buone possibilità che Bisoli rimanga così a pelle? Diciamo, abbiamo tutti e due, lui vuole rimanere, noi vogliamo che rimanga. Per allora cui, insomma, è già fatto, insomma. Dopo. A posto? Dopo. domani è già a posto, siamo già a posto, allora lo mettiamo qui, va bene, abbiamo tante cose, cerchiamo per cui diciamo, abbiamo, il percorso è stato quello, quindi persona premista di un certo standing, di un certo livello, Giorgio con piena libertà d'azione, senza interferenze, che se ne dica, e ha operato in sintonia chiaramente col mister, hanno vestito la squadra assieme, e ognuno ha fatto il suo lavoro, lo staff, abbiamo un meraviglioso gruppo che dietro le quinte che lavora, perché la società non è solo quelli che vanno in campo, da Pulzetti, capitano, a tutti gli altri, ma è tutte le persone che ci sono dietro. Anche loro. Questo ha funzionato a meraviglia e quindi io li devo ringraziare veramente, e alla fine siamo arrivati a questo risultato. Ecco, questo mio pianto, questa mia commozione, una commozione vera, era dettata proprio di dire bene, adesso siamo arrivati nel calcio che conta, cerchiamo di stare, le ho detto anche a me di spegnere il telefono, fortunatamente non ha chiamato nessuno. È così, no? Ma sta ascoltando. No. Facciamo così, allora, visto che abbiamo molti filmati anche da fare vedere a voi, andiamo per ordine, andiamo a vedere l'annata del Padova a cura di Francesco Cocchiglia, vediamolo un po'. Alza l'audio un po'. 60 punti in 33 partite, alla vigilia dell'ultima giornata di campionato, la miglior difesa del girone e il terzo miglior attacco. Se ci sarà sempre chi continuerà a sostenere che il Padova 2017-2018 non abbia avuto avversari all'altezza, la realtà dei numeri è unica e incontrovertibile. La squadra di Bisoli non ha avuto rivali perché sin dall'inizio ha scavato il solco dietro di sé. O meglio, dall'inizio sarebbe anche una parola grossa, perché nel 3-0 di quel 27 agosto, in quella rovinosa sconfitta arenata che inaugurò la stagione, molti spettri del passato cominciarono a riaffiorare di nuovo. E invece il Padova di Bisoli, da quel KO, ha preso la lezione più importante della stagione. La vittoria sul Fano e lo 0-0 strettissimo contro un Vicenza che arrivava a Lugano a punteggio pieno fanno capire alla squadra che c'è e se la può giocare, e alla quinta giornata la musica cambia. Con 9 vittorie nelle successive 11 gare, intramezzate solo dallo scivolone di Teramo e dal pari nel diluvio di Salò, il Padova passa dai 4 punti di ritardo dalla vetta alla quarta giornata al primato con 6 lunghezze di vantaggio sul Renate, secondo a fine novembre. Il primo posto, che la squadra si prende alla 13ª giornata, non passerà più di mano sino a fine stagione. Anche se a dicembre il Padova, nel momento in cui potrebbe sfruttare il calendario e ammazzare il campionato, accusa una lieve flessione, a gennaio riparte a mille con la vittoria di Vicenza, un mercato di riparazione condotto con innesti di categoria superiore e un vantaggio che, nonostante persino il turno di riposo, rimane immutato. Una distanza che per tutto il girone di ritorno il Padova legittimerà con alcune vittorie di peso e altri pareggi preziosi, magari con un passo meno accelerato sì, ma con la costante impressione che nessun'altra lì dietro sia in grado di ricucire le distanze. I KO con Teramo e Triestina rovinano un po' i piani e i pareggi contro Albinoleffe e Fermana costringono tutti a rimandare continuamente la festa. Ma alla fine il traguardo arriva, perché se il Padova rallenta di certo non fanno meglio le inseguitrici. Il 23 aprile la sentenza arriva da Bergamo, Reggiana KO e Padova meritatamente in paradiso. È stato tutto così
come aveva pronosticato Bisoli dalla prima giornata. Io ricordo, dopo la prima giornata, disse a tutti, specialmente della stampa, non preoccupatevi, i conti si fanno in primavera e con questo Padova arriveremo lontano. Convintissimo anche lì, mister Bisoli? Convinto, perché avevo una certezza di avere degli uomini prima che dei giocatori, che quando gli chiedevi qualcosa di più te lo davano. E quindi dopo la prima partita con il Renate disse al presidente: stia tranquillo, dopo questa scoppola che abbiamo preso noi vinciamo il campionato. E non è stato facilissimo. E da questa convinzione, dopo questa sconfitta, dove arrivava? Dal gruppo? No. Da dove arrivava? Dall'ambiente? Dalla società? Ho detto, arrivava da avere un gruppo importante, degli uomini importanti, da avere che io ero un po' arrugginito nella categoria, era un po' che non la facevo, quindi dovevo risistemare qualcosina, dalla società che era forte, da una città che voleva ritornare dove meritava. Tutte le componenti messe in fila hanno fatto sì che il Padova andava in Serie B. Però la cosa più importante, io avevo capito... Mai avuto dei dubbi? Assolutamente no. Mai avuto dei dubbi di questo percorso, che era un percorso che poi alla fine i numeri hanno detto che il Padova era stravinto, insomma, il campionato, perché i numeri dicono questo, giusto? Per non ho mai avuto un dubbio, perché ho detto tutte le volte che noi finivamo un allenamento, io col mio staff ci radunevamo e il direttore era presente alle mie parole che dicevo che questa squadra qui in un anno non ha sbagliato un allenamento. Qualcosina gli posso aver concesso, ma non ha mai sbagliato un allenamento. Quindi quando una squadra non sbaglia mai un allenamento, arriva a vincere il campionato. Questo è matematico. Beh, sicuramente arriva. Stefano Hedel, Andrea Miola, potete pure intervenire, dovete darmi una mano questa sera su quello che ha detto il presidente Bisoli, poi ovviamente ascolteremo tutti quanti. Ma secondo me io ho perso solo la partita di Meda, la prima, e le altre le ho viste tutte. Secondo me sono 5 i motivi per cui il Padova quest'anno ha letteralmente sbaragliato il campo. Il primo motivo è stato una società padovana. Questo l'abbiamo sempre predicato anche negli anni, ti ricordi, delle precedenti promozioni, certo, delle precedenti gestioni. Per me vuol dire molto essere radicati nel territorio e avere gente del territorio. Mica si pretende di avere i paperon dei paperoni, però certamente il peso economico che ha sostenuto ad un certo punto Bonetto con i soci, Moreno, Filippo e anche Giampaolo, è stata sicuramente una cosa importante, anche con la partecipazione però minoritaria di Bergamini. Però in quel momento, lui ha accennato prima a maggio, c'è stato il primo, secondo me, caposalto. Il secondo è stato quando Zamuner ed Edoardo sono andati a Lerici, credo che fosse a Lerici, dove era, ecco, a Lerici, dove il mister era in vacanza, e lì hanno chiuso questa trattativa. Io avevo scritto e l'ho sempre sostenuto che a Padova c'era bisogno del classico, tra virgolette, si è usato come termine, ma è ripetitivo, del classico sergente di ferro. Cioè qui c'era bisogno di un allenatore che mettesse delle regole, non perché i precedenti non fossero stati in grado, ma c'era bisogno, per un certo tipo di mentalità e anche nei confronti dell'ambiente, della tifoseria, un po', diciamo, dell'aria che non è facile respirare a Padova, probabilmente anche complici noi giornalisti, una persona che mettesse delle regole, che stabilisse dei comportamenti, che in poche parole tenesse con il polso una squadra che stava per nascere e che aveva questo obiettivo importante, una volta consolidata la categoria, perché dopo i 2 anni di Serie C al terzo anno si doveva tentare la promozione sulla base della promessa fatta. Il terzo motivo, secondo me, è stata la scelta di questi ragazzi. Credo di averne viste tante nella mia carriera di squadre passare per Padova e di assemblaggi, però il gruppo che è nato quest'anno è uno dei più riusciti sul piano proprio della fusione tra generazioni diverse, cioè tra giocatori di esperienza che si sono messi, i cosiddetti, non me ne vogliate, senatori, che si sono rimessi in discussione, chi addirittura scendendo di categoria, chi per rilanciarsi. Penso ad un personaggio che mi viene subito in mente, che è Trevor. Trevor ha fatto una scommessa, si è rilanciato. E poi i ragazzi, i giovani. Cioè vedere come si sono
omogeneizzati, scusatemi il neologismo o il termine forse un po' esagerato, però come si sono amalgamati strada facendo, e vedere per esempio, come ho visto anche a Fermo in altre situazioni, di queste panchine che si liberano ad ogni gol e che vanno tutti insieme ad abbracciarsi, non è una cosa che sia comune sui campi di calcio. Questo è il terzo motivo. Il quarto, secondo me, è la serietà di una società che ha sempre pagato al momento giusto e senza mai far mancare nulla ai giocatori. E in un campionato che, scusatemi, è stato per certi versi un'autentica farsa, perché quando pensiamo a quello che è capitato al Modena e a quello che è successo al Vicenza, oggi il Mestre viene penalizzato di 2 punti prima dell'ultima partita, voi capite che cosa è diventato ormai la Serie C. Vedere una società che è seria, che paga, che non fa mai mancare nulla ai propri giocatori, al proprio staff e via dicendo, è sinonimo comunque di serietà, di programmazione, di coerenza anche con le idee e con i programmi che si sono sposati. L'ultima cosa, secondo me, altrettanto fondamentale, è che se c'è una piazza che non ha risposto al massimo al richiamo che poteva avere una squadra prima in classifica, però questi ragazzi e questo staff hanno, e questa proprietà hanno ricreato di nuovo l'entusiasmo che era venuto meno. Io quando penso a loro oggi vincitori e vedo quelle immagini del Kofler dove loro facevano festa, penso anche al luglio del 2014. Quando in quel momento, se vi ricordate bene, metà luglio, 14 mi pare che fosse, noi eravamo spariti dal calcio professionistico e una città intera si interrogava su quello che sarebbe stato il suo futuro. Perché qui c'era per la prima volta nella storia del calcio Padova la possibilità concreta che il professionismo e il calcio sparissero da queste latitudini. Invece è cambiato. Per fortuna che lui e Beppi si sono messi insieme. Mi piacerebbe rivedere, è che non è possibile, le frasi di quella famosa conferenza stampa, se ti ricordi, a Palazzo Moroni con il sindaco Bitonci, dove io vidi un Roberto Bonetto piuttosto preoccupato. Perché sì, l'ho fatto arrabbiare da quella volta. Poi, sì, ma era la cosa. Ecco, questi secondo me sono i 5 fattori è fondamentali. Vero. Andrea Mihalovic, i tuoi quali sono i tuoi? Non 5 perché altrimenti bastano 2 perché quelli di Stefano sono 5. Quello che mi è piaciuto di sta squadra era la sua capacità di gestire l'inerzia di una singola gara, quindi capire, tecnicamente parlando naturalmente, quando era il momento di attaccare, quando era il momento di tirare un attimo i remi in barca e rifiatare, ma questo concetto va applicato all'intero campionato. Ha avuto questa partenza che non si può definire ad handicap, perché è stata una sconfitta seguita da una vittoria e un turno di sosta, ricordiamoci, perché la classifica dava determinati distacchi, ma proprio per quello che diceva Stefano, perché questo era un campionato, diciamo, falsato nelle sue singole fasi. E questa squadra, dopo che ha allungato a novembre, non ha più messo paura, nel senso che la situazione più potenzialmente pericolosa dopo una sconfitta è stata che la seconda a 10 punti di distacco, vincendo le 2 gare che doveva fare, potesse arrivare a 4 punti, non sorpassarlo, arrivare a un punto. E quindi questa squadra ha saputo gestire anche la fase finale, perché i pareggi con Reggiana, parlo quello dell'andata in un momento un po' difficile con la Reggiana che stava venendo su, il pareggio con la San Benedettese, quelli con la Feralpi, cioè con squadre che erano 8-10 punti, un pareggio è un ottimo risultato. Tante volte la voglia di andare oltre rischia poi di portare dei danni con delle conseguenze psicologiche. Fammi aggiungere 2 cose. Conseguenza di questa squadra non ha mai sbagliato una partita di quelle che contavano. Gli scontri diretti non li ha mai falliti, li ha quasi sempre vinti e se li ha pareggiate per i motivi che stavo spiegando che adesso. Ultima roba, io da giornalista, e Stefano sarà d'accordo con me, io non mi ricordo di aver scritto una parola su una polemica, su una dichiarazione di un giocatore polemica perché non giocava, situazioni. Però vuol dire che è stata creata una situazione dall'alto in ogni suo tassello, sono perfetta, con giocatori... volte anche un po'... ben ingabbiata, cioè non usciva nulla. Cioè, ma credo che avessero anche i giocatori l'intelligenza per sapersi gestire e capire se era conveniente o no
per una cosa personale in quel momento e rischiare di creare problemi più grossi per gli altri. E comunque questa è una squadra che aveva la mentalità vincente, perché gran parte dei giocatori nel loro curriculum avevano già delle promozioni in questa e in altre categorie. Certo. E questo si è visto. Andiamo in pubblicità, poi rientro subito e faccio vedere una cosa molto molto carina, anzi devo chiedere ai giocatori il loro parere. A tra poco, rimanete con noi.